Il nostro 30° campionato italiano penso che non poteva avere un epilogo migliore, vedendo questa battaglia fra giganti che tirano su ferro in quantità industriali qui nella capitale del ferro, che proprio ci ha colto per l'ennesima volta per questa bellissima edizione della prima gara della Federazione Italiana Powerlifting. Vorrei chiudere questa 30esima edizione spendendo due parole proprio su voi, che avete chiuso il 30esimo campionato italiano sul powerlifting, su chi vi ha preceduto, quindi sugli oltre 100 atleti che hanno preso parte al 30esimo campionato italiano sul powerlifting. Addirittura un atleta è venuto dalla Nuova Zelanda, un atleta del Forma Club, perché non voleva rinunciare a partecipare al 30°. Questo ci dice che la Federazione Italiana Powerlifting è ormai una cosa nostra. Una cosa nostra non soltanto dei dirigenti che sono qui da questa parte, che mandano avanti tutta l'organizzazione, tutta la struttura, mantengono dei collegamenti con l'estero che sono indispensabili, perché altrimenti senza collegamenti con l'estero, senza l'inserimento nel movimento del powerlifting mondiale che poi fa capo ai World Games, tutto questo che vedete non sarebbe possibile. Non sarebbe possibile perché non ci sarebbe la conoscenza di fare tutto questo. Noi facciamo tutto questo perché sono oltre 20 anni che andiamo all'estero, vediamo come si è evoluto il powerlifting, abbiamo trasportato queste idee in Italia, non c'è voluto un giorno. C'è voluto un decennio per arrivare a questo tipo di organizzazione, e il risultato qual è poi alla fine? Sono i risultati che si vedono in pedale, sono le vostre prestazioni, ma anche fuori gara. Andare fuori gara vuol dire sfidare se stessi al limite delle proprie prestazioni. Andare fuori gara è un onore, per me andare fuori gara è un onore, perché uno prova se stesso al limite delle proprie possibilità e perde, va bene, ci sta. Nello sport ci sta che si perde, ci sta perché un arbitro vede o non vede, ma attenzione, non mettiamo in dubbio mai, perlomeno in questa federazione, delle altre non mi interessa, non mettiamo mai in dubbio la buona fede degli arbitri. Chi siede su quella sedia, vi garantisco, e io ho arbitrato le prime categorie di questa gara, siede veramente su un braciere, perché sente di dover dare un giudizio possibilmente sempre uguale, utilizzando sempre lo stesso metro, qualche volta è possibile, qualche volta sfugge, è umano, questo è umano, e questo fa parte del gioco dello sport. E quindi la Federazione Italiana Powerlifting fa parte, il giudizio degli altri, fa parte del nostro bagaglio di essere sportivi, l'accettazione. Ma una volta che questo è accettato e voi fate una prestazione personale, fate un record o andate fuori gara, siete sicuri di essere stati trattati da atleti con la A maiuscola. E questo non ce lo può togliere nessuno. Nessuno. Detto questo, io vi ringrazio ragazzi, vi rivolgo un grandissimo applauso perché veramente siete stati grandissimi, eccezionali. Sono, e parlo anche in rappresentanza dei miei colleghi del Consiglio federale, il vicepresidente Laura Locatelli, il vicepresidente Laura Locatelli, il segretario Luciano Bertoletti, i consiglieri che ormai conoscete tutti, Maria Pia Moscianese, Ado Cruzza, Alessandro Favorito, e Alessio Manazzini che purtroppo è andato via, i nostri collaboratori di sempre, Ivano Giusti e Gianluca Confortunati che è momentaneamente assente, gli arbitri che vi hanno arbitrato, Davide Carpanera che è stato sempre con noi, Chiara Bull, Alessandro Favorito, Giovanni D'Alessandro e tutti gli altri arbitri, i tre arbitri nuovi, Granara, Maggi e Roberta Monaco, che sono stati bravissimi. Ecco, tutto questo è il nostro mondo, il mondo del ferro. Detto questo ragazzi, adesso diamo inizio alle premiazioni delle categorie 120 e sopra i 120.
E vi ricordo sempre che fra 2 settimane circa avremo i diplomi sul sito della federazione. Quindi chiamo insieme, che mi aiuta, Alessandro Favorito, il consigliere nazionale per la categoria 120 kg, un fuorigara, Carlo Bottazzi. Purtroppo mi è dispiaciuto tantissimo, Carlo. Ho chiesto anche dei lumi ai miei colleghi e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica di Ancona, Grossi Simone, purtroppo fuori gara. Simone è un nostro tifoso numero uno, purtroppo. Dalla Dark Side Power di Cuneo, alla quinta posizione si classifica Giuseppe Zangari, ottimo Giuseppe. Quarto classificato dal Forma Club di Monza, Luigi Brivio, un altro grande atleta della federazione. Adesso andiamo sul podio, medaglia di bronzo, il terzo classificato nei 30esimi campionati italiani assoluti dalla Lazio Powerlifting, Mattia Di Martino. Secondo classificato e medaglia d'argento nei 30esimi campionati assoluti di powerlifting, sempre dal Lazio Powerlifting, Francesco Baldassarre. Campione italiano, un atleta al quale auguro di cuore un luminoso futuro in questo sport, nel nostro sport. Campione italiano dalla Barbarians Club di Parma, Francesco Pellizza. Bene, inno d'Italia per questa categoria. Categoria 120 kg, un altro fuori gara, ma lo vedremo presto di nuovo in grande forma, dall'Invana Club, Massimo Sgaramella. Terzo classificato dalla categoria oltre 120 kg, medaglia di bronzo dalla Dark Side di Cuneo, Massimo Conti. Secondo posto e medaglia d'argento dalla Barbarians Club di Parma, Marco Monti.
vince la categoria, un atleta storico della Federazione Italiana Powerlifting, sempre dalla Barbarians Club di Parma, Francesco Pellizzoni.